Sì, un grande Trapani, e mancava questa vittoria. Sono tre partite che abbiamo pareggiato e la voglia della squadra di vincere è grandissima. Oggi abbiamo fatto una grande partita di gruppo, di squadra, tutti insieme, e siamo contentissimi di uscire con la vittoria. No, sicuramente no, Sodini è un grande giocatore, io imparo con lui ogni giorno, ogni allenamento. Però noi siamo della stessa squadra, noi dobbiamo giocare insieme e non sarà un problema per lui, per me o per nessuno. Sì, noi siamo, ovviamente abbiamo vinto la partita, siamo contenti, da oggi però già si inizia a guardare la prossima. Sì, no, il mister è certo di stare arrabbiato, lui vuole le cose perfette, anche noi. Se noi sbagliamo lui deve dire qualcosa e noi dobbiamo accettare perché sbagliamo in campo, no? E poi la cosa più importante, ovviamente io non ho fatto gol, però sono contentissimo che abbiamo vinto la partita e questo, il tre punti, è la cosa più importante. No, noi lavoriamo ogni settimana per fare il meglio possibile in campo e vincere ogni partita. Questa è la cosa che vogliamo, sempre vincere, no? No, io credo un'altra prova importante da parte della squadra. Forse dobbiamo migliorare un po' prima a chiudere certe partite, perché dobbiamo pensare che ci sono sempre gli avversari, sono avversari importanti, c'è gente oggi come Caputo, come Troiano, gente che ha tante partite in Serie B, gente che sa giocare. Perciò abbiamo un po' sofferto, ma credo che la squadra abbia nettamente meritato la vittoria. Ha fatto 4 gol, prima diciamo eravamo un po'... Ci eravamo rimasti male forse sul discorso di Como, che avevamo creato un po' poco, però oggi ci siamo rifatti con 4 gol e ne abbiamo sbagliati altri 4 dentro la retta piccola di rigore. Perciò la squadra crea, cerca sempre di tenere un possesso palla, il nostro modo di giocare, sempre palla a terra, difficilmente si vedono lanci lunghi e va bene così, abbiamo una buona classifica e arriviamo prima possibile ai nostri 50 punti. Io nella mia tabellina siamo a meno 41, ne dobbiamo fare altri 41, così otteniamo la nostra Champions League e poi ci togliamo delle soddisfazioni. Sì, ma noi eravamo sereni anche oggi. Noi la partita di Como forse da parte di qualcuno non è stata vista in maniera positiva, però noi abbiamo sempre giocato nella metà campo avversaria, in un campo che probabilmente anche dalla tele non si nota, ma era tipo un campo da tennis, perciò non era nemmeno facile. Abbiamo sbagliato probabilmente l'ultimo passaggio, ma abbiamo dato poco al Como e oggi ci si è rifatta la grande con questa prestazione, abbiamo vinto. No, il mister oggi non ci ha detto niente, però cose che ho detto prima io, nel senso che abbiamo avuto le possibilità di stare più tranquilli anche il primo tempo, di chiudere la partita, invece su una disattenzione, su un calcio d'angolo ci sta, abbiamo preso l'1-1, però abbiamo fatto 2 gol, avevamo creato 8-3 palle gol proprio nitide. E dispiaceva il fatto che avevamo preso l'1-1, però va bene così. No, ma io mi ricordo che un gol del genere l'ha fatto pure, mi sembra, sono un po' antico io, Zampagna col Messina, mi sembra alla Roma l'abbia fatto. Nicola, che ce l'ho qua davanti a me, mi ha fatto aspettare 2 anni che ho perso una scommessa, che ho perso 2 profumi. Io ho detto: il primo gol che fai ti regalo un profumo, però di valore, non come lui. A voglia li devi comprare adesso? Ma mi tocca che ne compro 2, solo che ho tirato in ballo il direttore e ho detto: diretto a 50%, uno tu e uno io. Ha fatto 2 gol, va bene così. Sono contento per Nicola perché è un ragazzo che se lo merita, si allena sempre a 1000 all'ora, ma una nota di merito va a tutti gli altri ragazzi che ci fanno sempre stare sulle spine, a noi che magari in questo momento stiamo giocando un po' di più, e vedi gente come Simone Basso, gente come Mirko Eramo, Raffaello, gente che magari sta giocando un po' meno, che però danno sempre l'anima negli allenamenti, e il mister sa che c'è una rosa di giocatori importanti e chiunque gioca si farà trovare sicuramente pronti. È una nota di merito anche a sti ragazzi che magari in questo momento stanno giocando meno.